Caccio 70, 4 film in uno. 4 momenti di una giostra che si chiama La Vita. 4 donne protagoniste di uno scherzo che si chiama Amore. Ma a volte l'amore può nascere come uno scherzo e trasformarsi in un diabolico incubo, in un sogno peccaminoso. È il caso del dottor Antonio, l'integerrimo custode della pubblica moralità. Andate a casa, spendete meglio il vostro denaro, invece di guardare queste oscenità! Anita, la donna del peccato. Hai bisogno di qualcuno, staremo bene, vedrai, sarà bellissimo, bellissimo, come fratello e sorella, come... Rifiuti. Rifiuti la salvezza. Resta con me. Resta con me per sempre. Luciana, una bambina con le ambizioni, i sogni, le delusioni di una donna. È ancora male? No, nausea. Nausea? Nausea come? Ho proprio paura, sai. Uè. Ma non è sicuro, dai. C'hai paura davvero? Sì. Ma che cosa facciamo? L'hai detto a tua mamma? Sei matto. Loro credono che io... che noi, insomma, ci siamo sposati oggi. Cosa vuoi che immagini? Ma se è vero, che cosa facciamo? Pupe, una bestiolina di lusso come i suoi gatti, la sua casa, il suo amore, ma prigioniera della sua gabbia dorata, del suo amore e della sua solitudine. Cosa fai dalle ragazze della tua Imola? Sono lì per quello, il loro lavoro. Ma io voglio te. Ah sì? Allora mi paghi. 400 o 700? 400.000. Ma che dici? Ti danno persino 1.000.000 a Roma, c'era sul giornale, domanda alla tua moglie. Ma là è la capitale, è un ambiente fine. Ma senti, proprio lui mi svaluta. Io ti saluto, ciao, ciao! Zoe, una donna da inventare se non esistesse. Desiderata e sognata da tutti dalla domenica al venerdì, ma raggiunta solo da pochi il sabato pomeriggio. Ma dove fermare? Ma che ti scema? Perché non vuoi continuare? Se ti stancato? Ti fanno male quelle manacce? Ma non senti che stanno fissando? Ma perché mi hai preso?